Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano. In mia compagnia quest'oggi abbiamo Mario e Silvio, che sono consiglieri di EOS Arcigay Cosenza, appunto a Cosenza, ai quali chiederemo un'iniziativa molto interessante che si svolgerà il 1° dicembre su Corso Mazzini e che sicuramente vi interesserà in quanto è un'iniziativa di prevenzione. Ma non voglio dire altro, anche perché chi inizia di voi Buonasera, due? Mario. buonasera a tutti. Bene, inizio io dicendo che comunque ormai il 1° dicembre è alle porte. Come sappiamo tutti, ricorre qualcosa di importante in quella data, ossia è la giornata mondiale per la lotta contro l'HIV, l'AIDS. Sappiamo che purtroppo ancora tutt'oggi questa è una piaga, purtroppo una malattia diffusa capillarmente, cioè nel senso tra la popolazione omosessuale, però grazie a Dio, cioè, si sono trovate anche delle cure, cioè le cure nel corso del tempo sono migliorate, no? Mario, scusa se ti fermo, cioè, però diciamolo che comunque l'HIV riguarda tutti, soprattutto non soltanto Certo, le persone, sì, diciamo, omosessuali, ma assolutamente. riguarda gli eterosessuali, perché penso sia una questione di prevenzione, giusto? Assolutamente, assolutamente. Sì. Noi ce ne occupiamo come Arcigay, però insomma, sono un po' emozionato, scusami dalla. No, 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 ma guarda, questo è anche il bello della diretta, anche perché poi, diciamo, adesso questa intervista la stiamo facendo così, siamo solo in tre, poi questa andrà in onda su Facebook, su internet, poi voi sarete, diciamo, a Corso Mazzini davanti a tutte le persone che vi chiederanno informazioni, Certo. quindi Eh sì, ma sarete noi ancora più emozionati, giusto? saremo sul campo e quindi sul campo è diverso perché comunque è importante il messaggio che bisogna lanciare, quindi si assume un atteggiamento un po' diverso. Silvio, non è la prima volta comunque che fate questo. Tra l'altro io so da parte di Lavinia che in passato avete fatto qualcosa del genere anche all'università. Sbaglio? Esatto. Sì, il mese scorso abbiamo collaborato con la Croce Rossa di Cosenza e abbiamo fatto, la Croce Rossa si è occupata di fare addirittura i prelievi per i test HIV e noi abbiamo distribuito del materiale, quali preservativi, opuscoli, sempre attinenti alla prevenzione. Quanto conta la Proprio nel fondo. prevenzione? Quanto conta la prevenzione oggi? Voi in questo caso manifestate, diciamo, una sorta di sensibilizzazione nei confronti dell'HIV, ma ci sono tante altre malattie sessualmente trasmissibili che, appunto, per evitare questa trasmissione bisogna usare il preservativo o, nel caso, ad Preservativo, il esempio, del Dentaltem per quello che riguarda le Dentaltem, ragazze, perché noi bene, pensiamo certo. sempre a noi maschietti, però ci sono anche le ragazze, quindi lo strumento è il Dentaltem. Qualora insomma non si avesse il Dentaltem, per chi comunque volesse usare una protezione per le ragazze, si può anche usare il preservativo tagliandolo ed usarlo come prevenzione, no? Ovviamente. Voi vi rivolgete logicamente a un pubblico non soltanto giovane, che poi quello dell'università, ma anche quello di Corso Mazzini è frequentato soprattutto da giovani, ma soprattutto da un pubblico sessualmente attivo che comunque del sesso e della sessualità non ne fa un tabù, ma comunque uno strumento, diciamo, di libertà, di piacere, giusto? Esatto, non è un tabù ed è come dicevi prima, quando ci chiedevi quando è la prevenzione oggi. Nel 2014 sì, le cure sono andate avanti, c'è un percorso diverso per quanto riguarda i metodi curativi sull'HIV, però è vero che ci sono anche altri fenomeni tipo il bug chasing in cui comunque le persone sieropositive hanno voglia di trasmettere, di contagiare quello che è il virus. Quindi la prevenzione va fatta soprattutto ed è molto più importante la prevenzione delle cure a questo punto perché è prevenzione. Ovviamente. Tra l'altro, a carattere nazionale, almeno secondo alcuni dati recenti, c'è anche una recrudescenza di altre malattie, non solo dell'HIV, ma addirittura della sifilide, e soprattutto sembra strano, ma le donne, rispetto agli uomini, sono quelle che comunque si controllano meno, fanno meno controlli, forse perché pensano di essere più al sicuro, quando in realtà la prevenzione riguarda tutti. Assolutamente, assolutamente, ed è questo poi il messaggio che sicuramente vogliamo far passare su Corso Mazzini, rivolgendoci comunque, perché poi il pubblico di Corso Mazzini sicuramente sarà variegato sia per fasce d'età che per sesso, e quindi comunque la prevenzione è ovviamente per tutti.
cioè, perché comunque l'AIDS è diffusa sia tra gli eterosessuali, gli omosessuali, le lesbiche, i transessuali, eccetera. Ovviamente voi lo fate come EOS Arcigay Cosenza, però avete, mi pare, anche un supporto da parte della Croce Rossa. Sì, sì, avremo dei volontari, dei giovani del gruppo, dei giovani volontari che nel pomeriggio parteciperanno anche loro dando del materiale informativo, perché comunque quando si creano queste sinergie è bene portarle avanti, no? Noi ormai ci siamo già interfacciati con la Croce Rossa nel mese scorso, nel mese di ottobre all'università, abbiamo fatto l'attività in cui comunque si svolgevano dei test HIV gratuiti ed anonimi e quindi comunque è nato un bel gruppo di lavoro e cercheremo di portarlo avanti il più possibile, no? Giusto, 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 giusto. Poi tra l'altro sarebbe bello parlare anche nelle scuole di questo, perché comunque la prevenzione riguarda anche e soprattutto le scuole. Io a tal proposito mi vorrei ricollegare, perché voi avete fatto una bellissima iniziativa di recente che si chiama Scuole Arcobaleno. E, sì, esatto. A chi di voi due lo chiedo? Dai, vediamo. Chi vuoi? Ok, prendiamo Silvio. Silvio che... l'ho sentito poco perché parlava Mario, adesso passiamo a Silvio. Cosa ci racconti, Silvio? Sì, abbiamo realizzato questo percorso, Scuola Arcobaleno, e lo abbiamo realizzato grazie a un piccolo finanziamento delle MAP, le microazioni partecipate. Sì, delle microazioni partecipate, sì. Del CSV Volontà Equo Solidale. Sono venuti dal Cassero di Bologna, Cassero Arcigay Bologna, due formatori del gruppo scuola, perché comunque al Cassero il gruppo scuola è sviluppato da diversi anni, e abbiamo fatto questi tre giorni di formazione rivolta agli educatori, agli insegnanti, ma anche a noi attivisti. Si è parlato di identità di genere, di bullismo, bullismo omofobico, le tecniche per approcciarsi con quelli che sono i ragazzi all'interno delle scuole, quindi sì. Ci sono stati questi due formatori molto simpatici che ci hanno insegnato dei giochi per rompere il ghiaccio con i ragazzi e parlare di temi quali l'omosessualità, la transfobia, il bullismo, appunto. Io adesso non ti voglio domandare se ci puoi raccontare qualcosa di magari, non so, un aneddoto particolare che magari vi ha fatto ridere e che magari può coinvolgere qualcuno. Ce lo vuoi raccontare oppure ci vuoi lasciare della storia? Ma guarda, eravamo 30 persone, sì. Abbiamo iniziato questo corso in modo molto un po' imbarazzato, perché comunque c'erano dei professori, persone di diverse età, sì. C'eravamo omosessuali, eterosessuali, e quindi cioè, si respirava un po' di imbarazzo. Il primo gioco è stato Si alzi in piedi chi, una cosa molto carina, in cui tutti quanti dovevamo dire qualcosa, ad esempio si alzi in piedi chi è bisessuale, e si alzavano tutte le persone bisessuali senza parlare e senza dire sì. Nulla, piuttosto sì. Che si alzi in piedi chi al mattino mangia i biscotti alla nocciola, si alzavano sì. Le persone. Con questi sì. Piccoli giochi si è creato veramente comunque un momento di intesa e è partito in questo modo nel laboratorio ed è stata una cosa molto carina. Quindi comunque c'è stato un bel ritorno, poi comunque era una cosa che si è, non dico che è diventata poi in famiglia, però avendo rotto il ghiaccio anche le persone che magari per la prima volta si approcciavano a tematiche per loro sconosciute sono diventate comunque delle dinamiche, diciamo, di scambio, dove alla fine dei mondi esatto. Differenti si sono incontrati. Esatto, sono diventati tre giorni di scambio, perché si sono fatte le domande più assurde. Cioè, non è chiesto l'inverosimile. È stato molto carino. Tra l'altro, già si parla di un gruppo scuola all'interno di EOS Arcigay Cosenza, una collaborazione proprio con alcune di queste 30 persone che erano interessate al corso. Quindi ci stiamo muovendo anche in questo settore. Quindi c'è un futuro. Formazione ha anche trovato il coraggio di fare coming out, cioè è stato comunicato da un ragazzo via SMS che comunque ci è riuscito a confidare, insomma, il suo essere ai suoi, cioè dopo questa formazione l'ha aiutato anche in questo, no? Positivo, quindi è una cosa bene. Sì, come no, è positivo, ma la questione dell'accettazione di sé è una cosa molto importante. Credo che comunque tutte le associazioni LGBT debbano puntare
la libertà, insomma, dell'individuo, ma soprattutto l'accettazione del proprio essere, che poi la cosa bella è questa. E Ossarcichè lo ha sempre fatto, secondo me in tutte le manifestazioni ha cercato di tirare fuori anche da chi guardava, da chi partecipava, ha detto ci sarà qualcuno che magari mi sta guardando da dietro e prima o poi verrà a trovarmi. Ah, verrà a trovarmi, certo. Dove? Dite dove siete, dove avete svolto la vostra formazione, dove vi trovate? Diciamolo. Allora, noi siamo a Cosenza, la nostra sede è in Corso Telesio e abbiamo svolto i primi 2 giorni della formazione proprio là, alla Casa delle Culture di Corso Telesio, certo. Che è nella parte vecchia di Cosenza. La terza giornata invece l'abbiamo fatta all'interno del Cavern Club, un club proprio nel cuore del centro storico di Cosenza gestito da un circolo ARCI. Ah, ok, perfetto. Quindi chiunque volesse comunque venire a partecipare alle vostre attività quotidiane deve venire alla Casa delle Culture. Alla Casa delle Culture, consiglio di seguirci sulla pagina Facebook e sul sito internet, perché comunque siccome stiamo creando una sinergia con diverse associazioni cosentine, a partire anche un laboratorio teatrale, ci spostiamo di sede in sede, quindi saremo un po' itineranti proprio creare questa rete di cui si parlava prima. Esatto. Quindi ricordiamo ormai che ci siamo, che oltre all'attività del 1 dicembre, domani venerdì 28 novembre saremo proprio dall'associazione Chirone per un percorso in cui connetteremo l'Arcigay a questa associazione Chirone che si occupa di benessere olistico, e quindi chiunque volesse partecipare, domani noi la nostra apertura sede la faremo insomma a Chirone, quindi vi aspettiamo a partire dalle 16:30. Bene. Un laboratorio sul maschile e il femminile, una cosa molto carina attraverso la meditazione. Praticamente noi ne siamo partiti dalla contaminazione dell'HIV, che è negativa in questo caso, a una contaminazione con altre associazioni ed altre realtà che è molto positiva. Questa è l'unica contaminazione di cui parliamo in maniera positiva, dove non bisogna utilizzare il preservativo, ma anzi bisogna aprirsi. Giusto? Certo, giusto, giustissimo. Benissimo, quindi nulla, io a questo punto darei dei riferimenti non soltanto logistici, dove trovarvi giorno 1 dicembre a Corso Mazzini, ma soprattutto da che ora, cioè da che ora sarete lì? Dalle 9 alle 19 faremo un presidio fisso, io, Lavinia e Silvietto saremo lì tutto il giorno, poi ovviamente si affiancheranno e si avvicineranno gli altri membri dell'associazione, chiunque vorrà, e poi nel pomeriggio ci saranno anche i ragazzi della Croce Rossa a partire più o meno dalle 16, quindi vi aspettiamo, lì avremo comunque, distribuiremo sia preservativi, dental dam, materiale informativo a chiunque lo volesse, insomma. E tra l'altro, comunque, diciamolo anche, qualcuno magari vi volesse sostenere, partecipare alle vostre attività, non soltanto il 1 dicembre, può venire a darvi una mano a volantinare, diciamolo, cioè, non dovete coinvolgete qualcuno a diventare attivista per i diritti civili, coinvolgetelo, venite numerosi a questa bellissima iniziativa di EOS Arcigay Cosenza, ma soprattutto andate a trovarli alla Casa delle Culture, lo dice la parola stessa, la Casa delle Culture, EOS Arcigay a Cosenza fa cultura. Certo, giusto? Facciamo cultura, regaliamo sorrisi, regaliamo informazioni, parliamo di tante cose. Secondo me già questo è bello, cioè che comunque voi donate il sorriso alle persone, quindi comunque chi viene scambia una parola, sta in compagnia e chissà, poi alla fine il coming out quello che è lo fa, ma in ogni caso coinvolgete col vostro lato umano, che è la cosa più importante secondo me. Assolutamente, vogliamo sempre di più che Ossa Cigay sia la casa di tutti, quindi insomma più gente viene più noi siamo contenti, assolutamente. Perfetto, allora a questo punto io ringrazio Mario e Silvio, che sono consiglieri di EOS Arcigay Cosenza, e d'altro canto li faccio un in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa che si terrà il 1 dicembre 2014 su Corso Mazzini a Cosenza, in occasione della giornata mondiale della lotta all'HIV, nella quale distribuiranno preservativi, dental dam, materiale informativo in supporto con la Croce Rossa, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Grazie mille a te, Riccardo, di averci accolto nella tua trasmissione. Ti ringraziamo e speriamo di vederti presto anche dal vivo, magari nella nostra sede. Ti aspettiamo. Volentieri, volentieri, volentieri. Comunque Liberi TV è sempre aperta a tutti, diciamo, voi, ma a tutte le iniziative che si rivolgono al sociale. E comunque sono sicuro che ci vedremo molto presto. Io a questo punto vi auguro veramente che questa iniziativa riesca come tutte le altre che sono sempre riuscite, ricordando che comunque voi avete partecipato come proprio parte integrante del primo Gay Pride calabrese, non l'abbiamo detto, ma lo diciamo in chiusura, che dietro ci sta Lavinia, Maria Rosaria, ci sta Ivan, ci sta un grande, poi Federica, logicamente non lo posso non dire, Federica Mangiacasale, e quindi insomma, ragazzi, andate a trovare a Cosenza i ragazzi di Leo Sterci Gay, ragazzi e ragazze del Leo Sterci Gay, e nulla, veramente, buon lavoro, perché ci vogliono persone come voi. Grazie mille. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao.